Buonasera, sono Giorgio Filosso, web reporter del canale IndiPrep. Siamo qui con l'avvocato rurale Maria Pia Capozza che ci presenterà il primo di una serie di casi di diritto canonico. Buongiorno a tutti, sono Maria Pia Capozza e sono un avvocato rurale. Oggi voglio fare un focus sul processo a carico del cardinale George Pell. Ci dica, avvocato Capozza, che tipo di processo è stato quello al cardinale Pell? È un processo che ha avuto un imputato eccellente, in quanto all'epoca dei fatti il cardinale era prefetto per la segreteria dell'economia della Santa Sede, ovvero ricopriva la terza carica dello Stato della Città del Vaticano. In più è un processo sul tema degli abusi sui minori e questo ci consente di fare un focus su questa normativa, soprattutto con riferimento al codice del diritto canonico. È un processo mediatico che ha visto sul banco degli imputati non solo l'uomo, ma tutto ciò che quell'uomo rappresentava, e cioè la Chiesa Cattolica, quanto la Chiesa Cattolica fa in tema di abusi e quindi la morale a cui questa persona crede. È un processo che si è svolto nei tribunali statali e che quindi ci invita a fare un parallelismo tra appunto la normativa statale cosiddetta civile e quella del diritto canonico. Parliamo dei fatti, dove si sono svolti e come è iniziato il processo? Per quanto riguarda i fatti di cui il cardinale è stato accusato, questi risalgono alla fine degli anni 90, quando lui era parroco nella sua città natale. L'accusa è stata mossa da alcuni minorenni che hanno appunto affermato di essere stati abusati dal cardinale. In primo grado c'è stata una condanna a 6 anni e qualche mese, condanna confermata in appello, però già in appello uno dei giudici ha mosso delle riserve rispetto alla prova dell'accusa e la difesa invece ha osservato che la tesi appunto della difesa non era stata adeguatamente valutata. Questo ha consentito agli avvocati del cardinale Pell di rivolgersi alla Corte Suprema australiana che nel 2020 ha emesso una sentenza di proscioglimento senza appello, quindi con formula piena, affermando appunto che la sentenza di primo e di secondo grado non aveva raggiunto la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, proprio per la carenza della prova. C'è stata una mancanza di prova, la testimonianza era relativa solo ad una delle vittime in quanto l'altra era morta, e poi anche sulla dinamica dei fatti contestati, ovvero il cardinale Pell aveva dimostrato che in quel momento non era dove i testimoni dicevano che fosse e altre situazioni, e quindi non era possibile che lui avesse contemporaneamente commesso gli abusi e poi fatto altre cose sempre in parrocchia, anche perché la parrocchia di cui si parla è una parrocchia molto attiva. Quali sono stati gli effetti, le conseguenze di questo processo per Pell e per la Santa Sede in generale? Attualmente il processo si è concluso, però i danni alla persona e soprattutto alcune conseguenze già ci sono state. Prima di tutto Papa Francesco, non appena saputo la notizia delle indagini e quindi dell'avvio di questo processo, ha consentito al cardinale di spostarsi in Australia per difendersi, e questo chiaramente ha comportato la sospensione del suo incarico. In più è stato sospeso da quello che è il fulcro dell'attività di ogni religioso, e cioè è stato sospeso dal suo ministero, dall'esercitare il ministero di sacerdote appunto, e inoltre gli è stato vietato di avvicinarsi in qualunque modo e in qualunque forma a minori. Ma soprattutto quello che è stato molto incisivo sono stati gli effetti del processo cosiddetto mediatico. Essendo una persona così importante, il cardinale Pell ha avuto l'onore di essere sulle prime pagine dei giornali più importanti in tutto il mondo. È stato condotto in tribunale in manette come un pericolosissimo criminale, e quindi che il mondo, dopo poco tempo dall'annuncio di questo processo, lo ha di fatto condannato.
E quella purtroppo è una sentenza che ad oggi non è stata possibile appellare. Nonostante questo, tutti gli organi della Conferenza Episcopale Australiana, gli organi di stampa della Santa Sede, ma anche lo stesso Cardinale Pell, hanno sempre ribadito l'importanza della libertà di stampa, l'importanza dei media, ma hanno sottolineato appunto quello che ho detto prima, e cioè che sul banco degli imputati non doveva essere messa l'intera istituzione Chiesa, ma un uomo. Quindi quello che è stato ribadito sin dall'inizio dagli organi di stampa della Santa Sede, ma anche dalla Conferenza Episcopale Australiana, è stata la vicinanza alle vittime di abusi, è stato sottolineato quanto la Chiesa fa in tema di contrasto all'abuso sui minori e di individuazione degli abusatori, anche se sono sacerdoti o persone vicine al mondo della Chiesa, però è stato anche sottolineato dopo il proscioglimento quanto sia le misure cautelari sia soprattutto gli effetti del processo mediatico abbiano inciso sulla persona e quindi sulla vita spirituale e umana del Cardinale Pell, che appunto è stato trattato come rappresentante di un'istituzione, ma avrebbe dovuto invece essere trattato come un uomo, come un qualunque imputato su cui si sarebbe dovuto discutere se aveva commesso o meno determinati fatti. Chiaramente stiamo parlando di reati gravissimi, che tanto più lo sono se sono commessi da personaggi che rappresentano un'istituzione o una religione o che abbiano comunque una posizione di abuso di potere o di prevalenza e predominio rispetto a un minore. E quindi sicuramente, come è stato da sempre e continuamente in questa vicenda ribadito, l'attenzione centrale è sempre verso le vittime degli abusi e verso le loro famiglie. Chiaramente però non bisogna neanche dimenticare i diritti di chi viene accusato, e questi diritti devono essere garantiti per tutta la durata del processo, proprio perché l'obiettivo è far emergere la verità dei fatti e punire i colpevoli e non i presunti tali. Come ha reagito il Cardinale Pell alla gogna mediatica che ha subito? Se dobbiamo analizzare il processo cosiddetto mediatico, sicuramente è stato un processo globale, quindi eccessivamente pomposo, è partito con una tesi che ha sempre confermato e che nella fase appunto oggi del proscioglimento avrebbe dovuto quantomeno trattare con la stessa eco. A questo proposito è importante riferirsi a quanto lo stesso Cardinale Pell ha dichiarato sia nel suo comunicato stampa sia nel libro che ha recentemente pubblicato, che si chiama Diario di Prigionia. Ricordiamo che lui appunto ha vissuto per oltre un anno in carcere insieme ad altri chiaramente rei di reati molto gravi, che ha vissuto questa situazione da innocente, perché ripeto, la sentenza di proscioglimento adesso è definitiva. E lui stesso appunto ha dichiarato che molti ambiscono ad una vita tranquilla, pochi riescono a farla e ad alcuni invece spetta affrontare quello che il Signore, diciamo, mette davanti alla propria strada. Lui ha affrontato questo processo dichiarandosi sin dall'inizio innocente e ha vinto. Riconosce che chiaramente è stato un caso di mala giustizia, ma che osserva e ribadisce l'importanza sia del processo e di tutto il sistema processuale, che ovviamente non è perfetto come nessun sistema, e sia l'importanza dei media, che devono sempre e comunque portare avanti la libertà di stampa. Papa Francesco però ha sottolineato quanto in questo caso ci sia stato accanimento, e quindi forse il punto su cui dobbiamo riflettere è proprio il limite tra la verità, e quindi la riferire un fatto vero, è l'accanimento verso una persona che magari ricopre alcuni ruoli. Papa Francesco ha dato il via ad una riforma del codice penale e del diritto canonico. Ci spiega di che si tratta? Questo processo, come dicevo,
ci consente di fare riferimento anche alla normativa del diritto canonico proprio riferita all'abuso sui minori. E innanzitutto volevo fare riferimento alla nuova, una nuova disposizione di Papa Francesco che è già applicata a partire dall'8 dicembre 2021, una riforma ad oggetto una parte del codice penale. E viene soprattutto individuato una nuova forma il reato di abuso sui minori, che diventa un reato commesso contro la dignità della persona e non più come un reato contro gli obblighi speciali dei chierici e dei religiosi, e questo consente chiaramente di avere maggiore attenzione al bambino, al minore o soprattutto alla persona vulnerabile, perché un'altra cosa da ricordare e che nel diritto canonico tutta la normativa che riguarda l'abuso sui minori viene anche estesa ad ogni persona vulnerabile. Questo è molto importante perché l'abuso in realtà non è solo su chi ha una minore età, ma anche su chi è, anche se maggiorenne, è comunque una persona vulnerabile, non so, una persona incapace di intendere e di valere o che ha un ritardo cognitivo e che purtroppo sono spesso vittime di abusi appunto da parte dei loro familiari o di persone che abbiano comunque con loro un rapporto e che approfittano proprio di questo rapporto di soggezione. E poi un altro principio che viene affermato in questa riforma è il principio di non colpevolezza. Questo è importantissimo perché non era stato ribadito abbastanza nelle norme precedenti quanto la presunzione di innocenza debba guidare l'intero processo canonico. A questo proposito sottolineo che il processo a cui è stato sottoposto il cardinale Pell e si è svolto per intero nelle aule dei tribunali statali e quindi non ci consente di vedere la dinamica del processo canonico, a cui ora io brevemente accennerò, ma mi riservo di fare un altro approfondimento magari con un altro processo mediaticamente importante, che è quello del cardinale Becciu, che invece è stato svolto nelle aule del tribunale ecclesiastico e quindi ci permette di verificare la procedura. Perché Papa Francesco ha deciso di riformare la normativa e in cosa questa riforma può aiutare a migliorare la situazione? Da sottolineare che la riforma di Papa Francesco è stata strutturata secondo tre criteri direttivi. Innanzitutto una maggiore adeguatezza delle norme, che diventano più determinate e più puntuali. Poi centrale la protezione della comunità e quindi diciamo che viene accentuato la tutela dello scandalo, quindi assolutamente da evitare, ma anche si prevede la possibilità per la comunità di avere un risarcimento del danno, proprio per ripagare la lesione dell'immagine anche della Chiesa e di tutta l'istituzione che è, ripeto, della morale che c'è dietro e che questo rappresenta. E poi un altro elemento importante della riforma è l'attenzione alla prevenzione e a tutto quello che i vescovi e i pastori possono fare per ridurre la possibilità appunto che questi abusi e questi reati vengano commessi. Per dare solo un cenno a quello che avrebbe potuto essere un processo canonico, che ricordo è stato avviato per il cardinale Pell in concomitanza col primo grado della Corte australiana, poi ovviamente sospeso in attesa dell'esito appunto della legislazione civile. In conclusione possiamo dire che i punti salienti di questa vicenda sono: primo, che la presunzione di innocenza è fondamentale in tutti gli ordinamenti penali di ogni stato civile e chiaramente anche nel mondo del diritto canonico, per cui un imputato deve essere sempre considerato innocente fino a prova contraria e la sentenza non può essere emessa se non si arriva alla certezza oltre ogni ragionevole dubbio. In più, nel settore
degli abusi sui minori e sulle persone vulnerabili bisogna fare molta molta prevenzione e informazione. E come si fa questa informazione e questa prevenzione? Formando gli operatori dell'infanzia e gli operatori che sono a contatto con le persone vulnerabili, perché dobbiamo sempre pensare sia alle persone minori di età ma anche alle persone vulnerabili. E quindi l'invito costante è di informarsi, approfondire, raggiungere quel tipo di competenza tale da poter individuare un abuso e poterlo quindi denunciare. Solo così si potrà avere anche una normativa più adeguata e sempre più vicina alle vittime e alle loro famiglie. Chiaramente il rispetto per chi viene accusato deve essere sempre prioritario. E un'ultima cosa che dobbiamo assolutamente sottolineare è stata la dignità del cardinale Pell, che ha affrontato questo processo dichiarandosi innocente e ha subito l'umiliazione mondiale, su scala mondiale, e comunque mantiene la sua fiducia nella verità, nella giustizia, nei media e in tutto quello che è il suo credo. Grazie a tutti, se vi è piaciuto questo video mettete un like, iscrivetevi al nostro canale e aspettate il prossimo video. Ringraziamo l'avvocato Rotale Maria Capozza per questo approfondimento.